Ok, oggi siamo con Luna Carocci che ringrazio e saluto da tifoso non poi molto anziano della Yamamay, me la ricordo perché lei ha giocato in varie società, tra cui a Busto, quindi si ricorda con particolare piacere. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera, grazie innanzitutto per aver aderito all'appello. È stato un po' sudato il nostro impegno a incontrarsi perché anche lei ha ovviamente i suoi impegni, quindi non riuscivamo mai a combaciare. Allora, innanzitutto facciamo un excursus di quella che è la tua carriera passando proprio da Busto. Sì, io a Busto sono arrivata dopo i miei primi 2 anni di A1 a Pavia, che niente, siamo riuscite con Pavia il secondo anno a eliminare appunto Busto dai playoff, e in quel momento poi Parisi mi ha cercato. Ho fatto secondo me un anno discreto a Busto Arsizio, e comunque è stato un inizio, diciamo, di una carriera che mi ha portato anche all'estero e che mi può far ritenere soddisfatta sempre con tanta voglia di fare ancora. Ecco, tu hai girato, insomma, alcune società. Vogliamo fare un elenco delle tue squadre? Perché io vedo. Assolutamente sì. Ecco, tra parentesi, a Pavia hai avuto modo di giocare anche con De Gradi? C'era già o non c'era ancora? Lei era molto piccolina, era proprio nel vivaio di Pavia. Quindi onestamente mi fa sentire vecchia, nel senso che io me la ricordo proprio come una bambina, Ma no? infatti lei ha esordito in Serie A già a 18 anni, forse 17 era. Esatto. Ma infatti io quando la vedevo, poi io non ero già più a Busto, non ero lontana da Pavia. A me aveva fatto molto piacere questa cosa, perché comunque la vedevo crescere, era una bambina con tanta voglia, però onestamente non è che si allenava con noi, quindi non la conosco neanche, cioè la conosco come avversaria, perché poi quando ero l'anno scorso a Montichiari ci ho giocato anche contro, quindi in senso, l'ho sempre ricordata con piacere. Allora, io ho iniziato a giocare nella mia società di Lucca, che mi ha portato a 15 anni a giocare titolare in B2. Da quel momento, da lì sono stata selezionata dal Club Italia, ho fatto 2 stagioni al Club Italia fino ai 18 anni, ed era il periodo in cui il Club Italia faceva la Serie B, ed eravamo a Ravenna. Poi sono andata a Cremona in A2, l'esordio a 18 anni, sempre titolare fin da subito, e poi a 20 anni a Pavia. A 22 ero a Busto, successivamente una scelta un po' criticata a Villa Cortese, a Azzurri in Baku, a un livello secondo me molto alto. L'esperienza che mi ha fatto crescere di più in assoluto appunto è stata questa di Baku. Poi Urbino, uno degli anni che ricordo meglio, cioè è anche città in cui io sto facendo l'università, mi mancano Ecco, certo due. che, scusate, interrompo, un anno Certo. a Baku credo che sia stato anche abbastanza pesante adesso sotto l'aspetto proprio. Allora, sicuramente pesante, però devo ammettere che io me lo ricordo molto positivamente. Non è stato un anno che io mi ricordo, cioè io avevo 24 anni, chiunque mi diceva che forse era un po' troppo presto andare via, per me è stata un'esperienza che Un'esperienza mi ha utile. formato tantissimo, sia dal punto di vista pallavolistico, è chiaro che poi quello era l'obiettivo, no? Ma anche dal punto di vista personale in particolare, nel senso che stare così lontana in uno stato, in un ambiente in cui la cultura proprio è totalmente diversa da quella in cui hai sempre vissuto, da così giovane mi ha fatto veramente crescere tanto. Quindi diciamo un'esperienza che comunque rifaresti, voglio dire, è Formativa stata utile. assolutamente. Ora la pallavolo a Baku, diciamo che ci sono 3 squadre che fanno la Champions, il campionato praticamente è quasi inesistente, quindi non la rifarei adesso. Però se dovessi tornare indietro in quelle condizioni la rifarei assolutamente, sì. Poi successivamente sono venuta a Urbino, ho fatto una bellissima stagione, anche un ambiente che mi è piaciuto tanto. Parlo proprio della tifoseria, delle compagne di squadra, del gruppo, insomma, Sì, di deve queste essere, a cose parte che la qui. città è fantastica, Urbino. Io ci sono Esatto. E stato, infatti, dimmi, no, ci scusa. sono stato ai tempi quando seguivo la Yamaha del famoso triplete, abbiamo avuto modo di andarci un giorno prima. Guarda, è stata bellissima, è una città stupenda. Io ho apprezzato tantissimo la città. Poi il pubblico mi sembra Esatto. molto casereccio, molto alla mano, insomma. Guarda, io là ho delle amicizie vere nel pubblico, è difficile, cioè, ok, qualcuno qua e là,
ce l'ho ovunque, no? Però là è proprio un gruppo di persone che sono rimaste vicine, proprio a livello personale. Quindi, anche se è comunque lontana da casa mia, perché io sono di Lucca, a me non dispiace avere l'università lì, perché comunque tutte le estati, quando c'è la sessione di esami, io un paio di viaggi andata e ritorno me li faccio e sicuramente mi sento a casa. Tra l'altro, l'anno di Urbino con chi giocavi? Mi sembra che giocavi con giocatrici che adesso sono molto, No, allora, diciamo. l'anno nostro noi siamo arrivati ai Chi è che playoff, c'era nel campionato? Negrini per esempio, Negrini? Burcic, Thibaut, altro canadese centrale, Thibaut che è che poi venuto a trova anche Busto. Busso, tra l'altro. Avevamo al centro Kisha Legz, che adesso ne ha due, Fantini, Ah, Casoli, Santini. Sì, tutti i nomi Lucchini. che ancora oggi, dico, vedo, Sì. sono. Un bel ambiente sicuramente, poi onestamente l'anno successivo hanno avuto un bel po' di problemi, però io lo ricordo comunque positivamente, che, tanto calore, mi sentivo proprio a casa. Successivamente sono andata a Piacenza, ho avuto un problemino fisico che mi ha fermato un paio di mesi a metà stagione e poi ho avuto l'ingaggio di Montechiari che sono stati un anno e mezzo bellissimo, nel senso che ho fatto la prima metà stagione da gennaio, diciamo, a fine stagione, poi sono rimasta l'anno dopo, siamo arrivati in Final Four di Coppa Italia Avevi inaspettatamente. già Barbieri, sì, perché lui è sempre Sì, stato è lì. sempre Che stato lui, tra l'altro proprio fortunatamente. oggi leggevo che è andato ad allenare Filottrano. Pensa te, non lo sapevo. Ma non ci doveva essere Beltrami? No, io ho letto che era Filottrano. Aspetta, aspetta, vado a Secondo vedere. me no. No, vabbè, Secondo comunque me era ufficiale. è andato in una squadra calabra. Allora non è Filottrano. Non è Filottrano. Beh, comunque da oggi è su un'altra panchina. Intanto Ok, non l'ho visto l'ufficialità. che parli vado a vedere. Perché l'ho letto poco, un attimo fa, ma proprio veloce. Dimmi pure, no, parla pure E intanto. niente, poi successivamente a quest'anno e mezzo ho un'altra esperienza all'estero, a Bucarest. Praticamente sono andata nella squadra che l'anno scorso aveva vinto la Challenge Cup e mi hanno Scusami, correggo, Soverato. Ecco, sì, Soverato. più facile, più Sovrato, facile. mentre quello che mi hai detto te, certo, ok. Beltrami, esatto. E niente, quest'anno sono andata appunto in questa squadra che aveva vinto la Challenge Cup l'anno scorso, l'abbiamo rifatta era arrivata terza in campionato e noi siamo arrivate seconde in modo da giudicarci Hai visto l'anno. qualche giocatrice rumena che ti ha impressionato, che dici, potrebbe essere ottima per il campionato italiano? Allora, onestamente rumena no, ma io in squadra avevo tante straniere, e nel senso che praticamente le titolari eravamo tutte straniere, perché là non c'è il limite di straniere in Ah. campo, quindi avevamo più che altro la panchina rumena. Però ho conosciuto una ragazza che secondo me potremo vedere anche nel campionato italiano, che è anche una mia amica, glielo auguro, è Nicole Colas, che è Ruolo? centrale Ah. olandese. 1,92 m, ma veramente una lavoratrice, una ragazza a 4 anni meno di me, quindi è del 92 Poi e l'Olanda secondo me. sforna sempre delle grandi giocatrici, E vedo, eh. tra l'altro lei l'anno scorso per un pelo non è andata alle Olimpiadi, era il quarto centrale della nazionale, quindi un giocatore, ma poi una persona che secondo me se lo meriterebbe, quindi io onestamente tifo per lei. Ne parlo anche volentieri perché magari potrebbe interessare, insomma, Certo. come giocatrice. Poi, vabbè, un'altra che ho ritrovato, Jelena Leibeg, che praticamente è stato una specie di, non lo so, un effetto bellissimo quando lei è arrivata, perché lei è arrivata in ritardo, è stata presa successivamente, no, cioè non a campionato iniziato, ma non doveva essere dei nostri all'inizio. E abbiamo giocato contro un sacco di partite, Italia-Croazia, in pre-juniores E vi siete trovati in e juniores. squadra con la È stato bello, è stato molto bello. Nel senso, sono queste cose tipo caramba, no? Ora la faccio facile, però è vero, nel momento in cui ci siamo viste, cioè, è stato proprio bello e si è creata anche poi un'amicizia anche con lei. Quindi, onestamente, è stato. Poi, vabbè, ho avuto Nicola Negro la prima parte del campionato, Ecco, parliamo di allenatori. ecco, e niente, alla fine il contatto era stato con lui. Io ce l'avevo già avuto come secondo allenatore a Baku. Quindi hai avuto Barbieri, hai avuto Negro, hai avuto. Ha avuto Micoli 3 anni, perché l'ho avuto i 2 anni di Stefano Micoli, che adesso è Bergamo, che ce l'ho avuto i miei primi 2 anni Molto di simpatico, A2. Micoli. Sì, mi piace, io sono molto legata a lui. E poi l'ho avuto Urbino, lui. Poi ho avuto a Pavia, Milano, Gianfranco Milano, di cui ero Sembrerebbe amicissima. indirizzato verso Bergamo, sembrerebbe. Chi? No, Micoli questo. Micoli, che io Sì, sì, sappia. sì.
Sì. Penso di sì, almeno queste sono poi, non so se è ufficiale, sono voci, io te lo auguro perché lui è poi bergamasco, quindi sarebbe proprio a caso. Poi appunto Gianfranco Milano, di cui appunto ho un ottimo ricordo anche, insomma, anche di lui, una buonissima persona, che appunto mi ha dato la possibilità di fare il primo anno di A1, poi anche il secondo, quindi comunque per me è comunque una persona importante. Successivamente Parisi, vabbè, non c'è da parlarne, insomma, Si fuori conosce? discussione come valore. Nel senso di livello assolutamente alto, e Abbondanza, Villa Cortese, appunto Chiappini e Negro come secondo a Baku, aiuto, abbiamo detto ancora Amicoli, Beh, va bene, una carrellata così. Ecco, e poi di nuovo Chiappini a Piacenza e Barbieri appunto. tu sei una di quelle giocatrici che... Anche Mencarelli, Anche primo anno Mencarelli? tutta la Juniores e il secondo anno di Club Italia, il primo anno invece Galli. Quindi ne hai conosciuti veramente tanti, che sono Sì, sì, ancora sì. tuttora. Poi il primo, quello che mi aveva portato in B2, è Andrea Marcelli, che adesso allena il maschile in Serie B, però vabbè, è Ecco, comunque è molto importante ricordarlo perché senza adesso di questo cosa giocatore farà mi Luna avrebbe visto che. prossimamente? Hai qualche offerta? Hai già in mente di andare in qualche altra società? Com'è il futuro di Luna? Allora, Luna punta a avvicinarsi un po' geograficamente, perché comunque dopo anche l'effetto che mi aveva fatto anche l'anno di Baku, nell'immediatezza mi voglio avvicinare geograficamente, che possa essere vicinissimo a casa, come un po' più lontano, ma comunque rientrare in Italia o in un paese comunque più vicino, perché comunque anche per gli affetti, onestamente quando crescendo mi sono resa conto che ci tengo di più ad avere le persone più vicine. Che ne so, l'anno di Baku, che ero più lontana, era più complicato, era stato meno complicato stare lontana. No, invece Bucarest, che comunque è raggiungibile con 2 ore di volo, sia da Milano sia da Pisa, è stato un po' più faticoso come distanza, non come esperienza, ma come distanza, perché cioè, comunque crescendo è come se uno maturando avesse più bisogno di Beh, tenere le tu cose hai che detto contano di più sei di vicine. Lucca, quindi cosa c'è? Le due di Firenze vicino a te, Ma cosa sì, ma noi scandisci? intendo vicino per noi atlete si intende un 3-4 ore di macchina anche, si intende raggiungibile in macchine, cioè che poi può essere anche la Francia, può essere anche Urbino! Gaete. No, Urbino non c'è, purtroppo non c'è il progetto adesso. No, vabbè, comunque onestamente non mi sento di parlare Ecco, di sarai calcio anche locale. te una di quelle giocatrici che in questi periodi, anzi da qui a poco, andrà a partecipare al beach volley? Allora, io ho fatto per anni e anni, ho fatto per 7 anni di fila, credo, dopo che. Allora, ho fatto tutta la nazionale juniores, pre-juniores e juniores. Successivamente sono stata convocata per un paio di estati anche in seniores, in un gruppo un po' più ampio. Quando poi non sono stata più chiamata, io non potevo star ferma d'estate, oltre a fare i miei esami universitari, 2 o 3 l'anno, come sempre, per mantenere un ritmo e comunque arrivare adesso che me ne mancano 2 per finire. Ho sempre giocato, ho fatto sempre 4x4, tra l'altro ho vinto un sacco di trofei appunto in È una bella quell'anno lì. esperienza quella del beach volley comunque. È molto divertente, non è sicuramente seria e importante come quella dell'indoor, però è molto divertente, si conoscono anche i lati un po' più umani delle giocatrici, anche delle persone coinvolte nella Lega. Cioè sono, diciamo che fa scoprire un po' più il lato umano, no? Delle persone. E quest'estate, come l'altra estate, anche qualche anno fa avevo fatto, probabilmente parteciperò al Queen of the Beach, questo Dove lo torneo fanno? 2x2 ad Alba Adriatica a Ah. luglio. Sì, e mi diverte perché, vabbè, onestamente, prima mi piaceva molto il 4x4 perché mantenevo il mio ruolo di libero. Però adesso se gioco sulla sabbia mi piace di più anche provare a usare questa spalla col braccio basso, sicuramente una tecnica inventata perché non l'alleno da quando Ma avevo le squadre 14 vengono anni. fatte al momento, casualmente, oppure vi scegliete No, voi? allora i 4x4 sono le società che ti chiedono se sei disponibile per allenarti un mese, insomma, e diciamo creare appunto questa squadra per questa competizione breve, però importante anche per tenerti in forma, insomma, poi è bello perché stai sotto il sole, tra le migliori spiagge d'Italia, sei comunque in TV, no? Per quanto riguarda il Queen of the Beach, invece è praticamente un beach volley però in cui tu partecipi individualmente, nel senso che sono 2 gironi da 4 giocatrici, ognuna gioca insieme a tutte le sue compagne di girone contro l'altra coppia.
chi totalizza più punti a livello individuale sceglie una compagna e gioca la finale, Ah, la quindi ora. scegli in base al punteggio? No, te diventi prima e quindi puoi scegliere qualunque Ah, ho giocatrice del tuo o capito. dell'altro girone, giochi la finale ma la giochi per vincere tu, quindi te scegli una persona che sia, diciamo, generosa e voglia farti vincere. Ed è molto bello, secondo me, perché a parte che giochi con tutti, contro tutti, e cioè, si crea anche un'amicizia tra tutte, cioè non è una Certo. E poi vi tenete competizione. anche in allenamento, perché poi lo scopo è Esatto. anche quello, insomma. Esatto, e questo mi è piaciuto molto. Poi c'è anche appunto l'ambiente, si conoscono, che ne so, le famiglie, che ne so, una viene accompagnata dalla Sì, fidanzata, l'altra certo. dal marito, i figli, ed è molto bello. L'anno scorso, per esempio, c'era l'Arcangeli, c'era la Partenio, c'era la Montani, che era Orvieto quest'anno, Ma però tantissime vedo che vanno lì, poi ce ne sono diverse sì. in tutta Italia, non è che ce n'è uno solo, però vedo che è No, no, molto no, no. Ce ne seguito. sono diversi, ma sì, questo Queen of the Beach, vabbè, è più famoso il King of the Beach, quello maschile, e vabbè, cioè, sappiamo, quello maschile è più spettacolare fisicamente, ed è fatto nella stessa zona, nello stesso momento, quindi è interessante per ogni tipo di pubblico, no? È molto carino, molto divertente Senti, questo. visto che siamo in tema di nazionale, hai visto la nazionale, cosa ne pensi? Io sono molto contenta del progetto, sono molto contenta dei Mazzanti, mi piacciono le scelte che sta facendo, anche il coraggio di mettere Chirichella, che è molto giovane, come capitano. A me è piaciuto molto. Io non ci ho mai giocato insieme, ci ho giocato solo contro, quindi non è che posso valutare la persona. Però a me l'impressione che mi ha sempre fatto è positiva, lei, lui pure. Poi sono contenta per Indre, che è una mia cara amica, Sorokaite. Io posso dire solo questo. Poi per me, come libero, io sono contenta anche della scelta di De Gennaro, quindi per me, io tifo fortemente, ho sempre tifato in qualunque momento, Italia ovviamente, ma quest'anno mi entusiasma il progetto Ecco, anche particolarmente. perché insomma un allenatore è sempre fondamentale, poi in nazionale ancora di più, insomma. Ma più che altro parla già il primo risultato col Belgio, insomma, che è un risultato già importante perché ti dà una tranquillità. Un inizio di progetto, diciamo, col botto fa sempre bene a un progetto, cioè non ti fa certo rilassare nazionale, perché la competizione è continua, l'ho vissuta per Sì, però anni, quindi. dà l'impressione che ci sia più amalgama, ecco, l'impressione Sì, esterna. lui secondo me ha sempre cercato di creare anche nelle sue squadre questo ambiente positivo, in modo che tu ti possa non solo, non solo lavorare, ma anche divertire, tu possa, diciamo, apprezzare l'ambiente in modo che rendi di più. Perché quando ti diverti nello sport, comunque chiaramente con la giusta serietà, rendi sicuramente di più. Va bene, io direi che non ho altro da chiederti, mi hai fatto un'escalation generale, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, visto che insomma Niente, hai saluto, voglio ancora salutare tante tutti i miei possibilità per ascolti. fare volley, quindi penso che a Assolutamente sì, questo cercherò. punto appunto cercherai più che altro la località più vicina, insomma, le occasioni che Sì, si diciamo un presentano. mix tra la località, un avvicinarsi, ma io intendo che l'Italia è grande, a me va bene, magari non proprio al sud, ma al sud profondo non c'è quasi niente di pallavolo, quindi non escludo quasi niente. Forse c'è qualcosa nelle isole, c'è Olbia, ma insomma, comunque, per quanto riguarda l'estero, se vado all'estero voglio stare vicina, quindi raggiungibile comunque in macchina. Per cui l'avvicinarsi che posso intendere io è un avvicinarsi relativo, cioè per noi atlete avvicinarsi significa stare a 3 ore di macchina, che Allora, già. niente, io ti lancio comunque sempre l'invito, indipendentemente da dove andrai, a utilizzare questi mezzi, a tenerci aggiornata, perché no, magari con qualche altra tua compagna, così ce la fai conoscere, la indirizzi anche a utilizzare queste tecnologie che sono comode, come Assolutamente vedi. sì. Allora, io ti Assolutamente. ringrazio, ti saluto e che dire, ci sentiremo nella tua nuova squadra a questo punto. Assolutamente sì. Di Oppure, meglio ancora, durante i tornei di beach. beach volley. Vabbè, ce ne sentiamo e ci mettiamo d'accordo. Grazie Luna, a Grazie, è stato un presto, piacere. Saluto ciao. tutti i miei sostenitori. Ciao.